Ciao ragazzi, con banwa. Minasan genki desu ka? Bene, oggi è il 14 febbraio. Voi festeggiate San Valentino? Certamente voi italiani conoscete che San Valentino viene da Terni, no? Lui protegge gli innamorati? Che romantico! Invece in Giappone la storia di San Valentino, detto Valentine Day, nasce nel 1930 da una ditta di cioccolato di Kobe per vendere più cioccolato. E nel 1950 altre ditte di cioccolato hanno cominciato a vendere i loro prodotti soprattutto nei grandi magazzini. Quando ero piccola, ancora dichiarare l'amore per i maschi dalle femmine era difficile per la vergogna. E questo giorno è fatto apposta. Come? Grande occasione per regalare una scatola di cioccolato a chi si ama. Sì, certo che anch'io preparavo e aspettavo con tanta ansia. Che ricordo carino. Mi ricordo che per certi ragazzi non ricevere niente era una tragedia. Forse per questo hanno inventato il cioccolato obbligo che si chiama Giri Choco anziché Honmei Choco, cioè cioccolato a chi ami. Infatti così le ditte vendevano di più e tanti prendevano molte scatole di cioccolato. Le cose cambiano, hanno inventato poi il giorno che si chiama White Day, White Day, proprio un mese dopo il 14 marzo. In questo caso i ragazzi maschi riflettono e rispondono ai regali del 14 febbraio regalando cioccolato bianco o biscotti, marshmallow o macaron, eccetera. A chi preferiscono certamente. Tornando il 14 febbraio, mi dicono che ora si regalano tra le famiglie il famichoco, family chocolate, e tra gli amici il tomochoco, che persino il maichoco, che si compra e si regala da solo. Oddio mio. Mi sembra che San Valentino sia adesso un giorno in cui si mangia solo cioccolato. Qualche giapponese pensa che nei paesi occidentali facciano uguale. In Giappone gli innamorati festeggiano anche la vigilia di Natale per la cena romantica. I giapponesi accettano facilmente le abitudini dall'estero. Penso che questo viene dalla filosofia del buddismo nostro. Noi crediamo in tanti dei, non solo uno. Dentro di te c'è Dio, sicuramente, come dentro di me. Anche se si suona strano da voi, puoi sposarti anche in chiesa o al tempio. In pratica fai come ti pare da noi. Bene ragazzi, oggi vedete il cuore in origami. Origami conoscete, no? L'arte giapponese. A scuola a volte facevo con gli studenti. Ho fotografato la procedura. È facile, provate. Se voi festeggiate San Valentino, come festeggiate? Io oggi festeggio con semifreddo a forma di cuore. Buono! Ciao a tutti, buon San Valentino! Ciao ciao!
tua.